A collegarci con Umberto Zappelloni. Umberto, ben ritrovato. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Umberto, siamo un pochino più a mente fredda, non ancora gelida, però qualche giorno è passato, le ore iniziano a essere tante dall'addio di Maldini e Massara. Come l'hai vista tu? Beh, diciamo che non è stato un fulmine a ciel sereno, perché si raccontava da mesi che c'era qualcosa che non funzionava tra la proprietà e Paolo Maldini. Anche se io mi ero convinto che una volta raggiunto il quarto posto in Champions, una volta avendo visto Paolo fino a venerdì prima firmare il contratto di Leao e compagnia, che forse le divergenze erano state appianate. Certo, le dichiarazioni di Maldini dopo il derby con l'Inter chiedevano grossi investimenti alla società, insomma, erano un messaggio chiaro. Credo che sia stato spiegato che cosa non ha funzionato, il fatto che la proprietà voleva essere più coinvolta. Oggi nella gestione delle società calcistiche i one man show non possono più esistere, se il business ha raggiunto delle dimensioni così grandi che chi ci mette i soldi vuole poi anche prendere le decisioni. Credo che sia normale concedere a chi ci mette i soldi, a chi è il proprietario, di dire l'ultima parola su questioni delicate come possono essere quelle del mercato acquisti. Maldini non ha accettato questa regola, non ha accettato questa cosa e alla fine si è arrivati a una separazione che fa male per la storia che ha rappresentato Paolo Maldini al Milan, per i risultati che in fine conti ha raggiunto anche la dirigente con lo scudetto dell'anno scorso, il quarto posto, la semifinale di Champions di quest'anno, il quarto posto in campionato. Certo, nonostante la campagna acquisti dell'ultima stagione sia stata una campagna d'acquisti sbagliata, io ve l'ho sempre detto, ho sempre sostenuto, quest'anno la campagna acquisti del Milan è stata sbagliata. Adesso vedremo se con la nuova disposizione, sfruttando le cifre, sfruttando le statistiche che fanno tanto nello sport americano, se anche nel calcio qualcosa del genere può funzionare. Certo, io credo che mancherà molto il peso all'interno dello spogliatoio di Paolo Maldini, perché poi perdere nel giro di 24 ore Ibrahimovic e Paolo Maldini, che sono due giocatori super rispettati all'interno di uno spogliatoio, può essere un contraccolpo pesante per il Milan. Mi preoccupa ancora di più quello, forse, che è poi il mercato, perché il mercato, io credo che se poi tu hai i denari giusti e le idee giuste, tu puoi trovare comunque. Il Milan non è più quello appena risorto dai cinesi che doveva convincere un Teo Hernandez ad accettare la scommessa, ma il Milan è arrivato quarto in semifinale di Champions, ha vinto il campionato, non so, cioè è un Milan tornato ad essere il Milan, con la prospettiva di uno stadio, con la prospettiva di crescita, una proprietà che comunque nello sport americano ha fatto tanto, non è una proprietà sprovveduta dal punto di vista sportivo, per cui non è più necessario che ci sia qualcuno a raccontarti che cos'è il Milan per convincere un giocatore a venire, capisci? Okay. E invece il rapporto società-spogliatoio, ecco, in quello un Paolo Maldini sarebbe stato ancora fondamentale. Ma a proposito di questo, la nuova disposizione del Milan con un Moncada più responsabile, con un Pioli più responsabile, con un Furlani che torna a avere magari un po' più quel potere che aveva Gazzidis un paio d'anni fa, anche dal punto di vista delle deleghe economiche sul mercato, eccetera, eccetera. Ti convince? Manca una figura di campo? Oppure, secondo te, è giusto così? Ma forse secondo me manca una figura di campo, perché Gazzidis comunque arrivava da esperienze calcistiche all'Arsenal. Furlani può essere un grandissimo appassionato, ma esperienze calcistiche ne ha poche, insomma. Nel mondo del calcio comunque serve anche l'esperienza calcistica per gestire certi rapporti, sicuramente non più per convincere la gente a venire, ma per trattare con certi personaggi del mondo del calcio, per cui quello sicuramente può servire, perché sappiamo bene che le trattative del calcio sono molto differenti dalle trattative in qualsiasi altro business. Quindi qualcuno che abbia quella malizia e quella esperienza può sicuramente servire. A proposito di mercato, iniziano a girare le prime voci, le prime nomi, ma anche la possibilità che il Milan possa fare quel fantastico nome, ovvero quel termine che tanto ogni tanto viene abusato, ovvero di player trading, che non ha praticamente quasi mai fatto negli ultimi anni,
e che forse quest'estate potrebbe anche essere messo in atto. Secondo te è qualcosa che vedremo possibile, è necessario anche per migliorare una rosa che quest'anno ha dimostrato di essere un po' corta? Guarda, l'anno scorso noi abbiamo visto una società come il Napoli che ha dato via i suoi pezzi migliori, ha ricostruito la squadra e ha vinto lo scudetto, andando a scegliere giocatori che magari non erano così noti come Kvaratskhelia o Kim, ad esempio, perdendo giocatori che avevano fatto comunque una parte di storia importante, Mertens, Koulibaly, Insigne, insomma, erano giocatori che avevano fatto cose importanti nel Napoli. Per cui il sacrificio può essere utile se però poi quei soldi vengono reinvestiti in un certo modo. Certo, se, se nel primo anno di nuova gestione, quindi senza Maldini, se Milan dovesse partire cedendo Maignan o Teo o qualcuno di questi, perché a pronti via poi i tifosi sono difficili da tenere buoni, da convincere. Quindi è un mercato delicato anche da questo punto di vista. È il primo della nuova gestione. E se il primo della nuova gestione si presenta vendendo pezzi da 90 per reinvestire, ecco che qualche dubbio può venire, insomma. Non è forse il momento di fare questo tipo di ragionamento. Umberto, io ti ringrazio come al solito, ti do appuntamento in estate. Grazie ancora. Ciao. Lo salutiamo.